Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale Dani Garage. Oggi andremo a fare un recupero, un back to life di un vecchio sgabello. Andiamo a vedere come l'ho fatto. Eccolo qui, lo sgabello è questo. La struttura, come vedete, è una struttura in acciaio cromato. Andremo a sistemare i piedini, perché come vedete qui ne manca uno. Qui invece ci sono, quindi andremo a toglierli tutti e a montare dei piedini registrabili, così da poterlo aggiustare sul pavimento. Poi andremo a sostituire questa vite, che non è originale come le altre, e andremo a rifare il ripiano superiore con due pannelli di legno e un rivestimento che poi vedremo. Molto bene, partiamo. Bene, ora andremo a smontarlo e a portare la modifica per i piedini registrabili. Eccoci qua, molto bene, smontato e smontato, andiamo appunto a fare la modifica per i piedini. Bene, tagliamo via il piedino vecchio. Goccine d'olio e ora ci mettiamo. Ecco il nostro piedino e lo faremo su tutti gli altri quattro, su tutti gli altri tre. Molto bene, e 4. Bene, adesso riassembliamo lo sgabello, quindi l'anello appoggiapiedi, lo rimonteremo sulle staffe e rifaremo le 4 viti nuove perché erano uno per tipo. Quindi riassembliamo le gambe. Come potete vedere, con i piedini c'è la possibilità di regolare lo sgabello, poi vedremo di mettere di controdadi o meno, perché stia fermo non dindoli. Molto bene. Ora passiamo a tagliare la parte per il ripiano qui sopra. Ed ora andremo a preparare la seduta dello sgabello. Ora cambiamo la fresa alla fresa.
e dopo andremo a fare il cerchio appunto con la fresa. Andremo a fargli uno smussetto, così da fare in modo che la tela, quando andrà tirata con la gomma piuma, non si tagli. Quindi prendiamo la presa nuovamente, queste sono comunque prese della Parkside, però devo dire che per quello che costano fanno il loro sporco lavoro. Smusso fatto, ora sbaviamo un po', poi le incolliamo entrambe con un po' di vinaville e aspettiamo che si asciughi. Prendiamo una sbavatina qua per fare in modo che i due piani si accoppino meglio. Bene ragazzi, ora basta che aspettiamo che si asciughi la colla, dopodiché metteremo la gomma piuma e la stoffa per il rivestimento, presumo in jeans perché è una stoffa che ho qui in casa. Bene ragazzi, ora prepariamo il cuscino. Io ho già fatto la seduta, come avete visto. Faremo un segno tutto attorno, dopodiché andremo a ritagliare. Bene, ora mettiamo un po' di colla e incolliamo i due strati di gomma piuma. Io di solito per stendere la colla uso le vecchie tessere, mi faccio dei dentini, tipo le spatole per incollare la motorina. Una volta che sarà incollato, poi andiamo a rifilare il contorno. Molto bene, ora mettiamo due morsettini.
Molto bene, abbiamo messo due morsetti così adesso rimarrà tutto pressato e aspettiamo che la colla si asciughi. Dopodiché lo rifiliamo, rifiliamo tutti i bordi che passano fuori e facciamo il rivestimento con la stoffa. Io ho un pezzo di stoffa jeans che avevo qui in laboratorio, quindi lo giriamo sotto sopra, mettiamo il sentarino che abbiamo incollato la gomma piuma. O simi gomma piuma, vediamo di centrarlo sulla stoffa e poi cominciamo a bloccarlo. Io utilizzo la mia super macchina da punti, molto molto vecchia anche questa, come solito. Quindi, una volta centrato, andiamo a applicare i primi punti. Incominciamo a tirare la stoffa. Vediamo come sta venendo, mi sembra abbastanza bene. Adesso dobbiamo adattare bene tutta la stoffa per quanto possibile attorno alla seduta. Io non sono un tappezziere, ma ci proviamo. Sicuramente un tappezziere avrebbe fatto di meglio, però non posso lamentarmi. Molto bene. Rifiliamo un po' l'eccesso. Molto bene. Bene, l'abbiamo rifilato, poi faremo dei cappucci da poter mettere e togliere così da poterli lavare perché questo chiaramente non si può più lavare. Faremo anche un rivestimento qui sotto che non mi piace così. Quindi prendiamo un altro pezzo di stoffa, utilizziamo la nostra bella penna, facciamo un bel cerchio, dopodiché lo ritagliamo. L'idea era quella di, se ci riuscissi, di piegarlo così. E piantarci i chiodini. Proviamo. Molto bene ragazzi, ora sono contento. Perfetto. Poi mettiamo tutta una fila di chiodini che ho recuperato da una vecchia poltrona. Bene, ora montiamo le gambe. Vediamo di centrarle più o meno sul cuscino.
Adesso facciamo attenzione perché potrebbe arrotolarsi la stoffa sulla punta del trapano. Molto bene. Ragazzi, anche questo video è finito, come avete visto un back to life di un vecchio scalpello e rivestimento superiore in jeans, superiore inferiore, chiodi di abbellimento recuperati da una vecchia poltrona, scalpello con quattro gambe e messe di piedini regolabili, appunto perché avendo quattro gambe non è molto stabile, in più sul mio laboratorio non è che il pavimento sia perfettamente piano. E cosa devo dirvi ancora? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così sarete informati sempre dei nuovi contenuti, in più se suonate la campanella qualcuno sicuramente risponderà e mi raccomando, fate sempre i bravi.